Ok, ripartiamo. Quindi già abbiamo visto il meccanismo del controllo. C'è un altro aspetto qui. La signora Rothschild, Gutla Schnappa Rothschild, disse una volta: se i miei figli non volessero la guerra, non ci sarebbero. Ecco quanto poteri sapeva che i loro figli, la dinastia dei Rothschilds, avevano. Il registro del settimanale Niles nel 1835 disse: i Rothschild sono la meraviglia della finanza moderna. Noi vediamo i discendenti di Giuda dopo una persecuzione di 2000 anni uniti al di sopra dei re, stagliarsi più in alto degli imperatori e tenendo in tutto il tutto nel palmo delle loro mani. I Rothschilds governano un mondo cristiano sin dal 1823, quando Carlo Rothschild ha fatto il patto col Vaticano. Sin da allora hanno avuto questa famiglia il controllo delle banche, di tutto il Vaticano, e comandano, governano il mondo, un mondo, dice, cristiano. Io quando ho visto quello, perché già lo sapevo da molto tempo, però quando l'ho visto da questo registro, questo giornale del Niles, il cuore mi batteva nel petto, perché so che queste religioni protestanti tutte vengono sostanziate, finanziate da questa famiglia in Cina. E i Rockefellers, anche i Rockefellers, J.P. Morgan dà un libro aperto di consegne, come si chiamano? Checks. Assegni. Libretto degli assegni. Sì, libro aperto. Quindi testimoni di Geova, quando hanno bisogno di soldi, J.P. Morgan glielo dà. Me l'ha rivelato questo Jordan Maxwell, un altro ricercatore di origine italiana in America. Jordan Maxwell ha rivelato in un'intervista, l'ho intervistato, e lui anche si interessa di sovranità e astroteologia, e ha rivelato che derivano i loro soldi da J.P. Morgan e Chase Manhattan. Nessun luogo di potere fa una mossa senza il loro consiglio. Allungano la loro mano con la stessa facilità da San Pietroburgo a Vienna, da Vienna a Parigi, da Parigi a Londra, da Londra a Washington. Baron Rothschild, il capo della casa, è il vero re di Giuda, il principe della schiavitù, il messia da tanto atteso da questo popolo straordinario. Egli detiene le chiavi della pace o della guerra, della benedizione o della maledizione. Essi sono gli intermediari e i consiglieri dei re di Europa e i capi repubblicani dell'America. Cos'altro possono desiderare? Lo scrittore Friedrich von Scherb,
scrisse nella sua Storia della Famiglia nel 1893, di che la casata dei Rothschild è sorta dalle diatribe tra stati, è diventata grande e potente grazie alle guerre. La sciagura degli stati e dei popoli è stata la sua fortuna. John A. Huxley scrisse nel suo libro Imperialismo, uno studio, nel 1902, che le guerre boere erano state finanziate da un piccolo gruppo di finanzieri giudei tedeschi, principalmente i Rothschilds, per un tornaconto economico. C'è qualcuno che crede seriamente che una grande guerra potrebbe essere intrapresa da un qualsiasi Stato europeo, o forse che sia possibile aver sottoscritto un grande prestito statale se la casata dei Rothschild e delle loro connessioni non fossero poste ad essa? Dietrich Eckart, consigliere di Hitler. Ecco l'avvertimento di Dietrich Eckart al popolo che lavora. La casata dei Rothschild possiede 40 miliardi. Essi hanno solo bisogno di amministrare la loro ricchezza, di vedere che sia ben custodita. Loro non hanno bisogno di lavorare, almeno non ciò che noi intendiamo per lavoro, ma chi dà loro e a quelli come loro tutti i loro soldi? Chi lo fa? Tu, nient'altro che tu. Esatto, sono i tuoi soldi, guadagnati duramente attraverso oculatezza e fatiche, e sono trascinati come magneticamente nelle case da morto di questa gente insaziabile. Quindi bisogna sapere che tutti i nostri sforzi, quando paghiamo tasse, commettiamo un atto di crimine, perché non va ai governi, va a queste famiglie tutto il lavoro. Un sistema di tapponeria, vampirismo. La guerra paralizza il tuo coraggio e uccide lo spirito della vera umanità, degrada e sorprende con la sensazione che tu non sei responsabile di altro se non di andare a farla e morire. E non ti è dato pensarci o ragionare sul perché, come le altre centinaia di migliaia di condannati come te. La guerra significa cieca obbedienza, stupidità non pensante, brutale insensibilità, desiderio di distruzione e irresponsabile delitto. Tasse vanno all'industria militare. È farmaceutico. La citazione di prima: possiamo facilmente perdonare il bambino che ha paura del buio. La vera tragedia della vita è quando gli uomini hanno paura della luce. Questa anche è bella, questa è bella. Platone di nuovo: il prezzo che gli uomini buoni pagano per essere stati indifferenti alle cose pubbliche è essere governata da uomini malvagi. In politica il prezzo è che l'uomo finisce per essere governato da chi è inferiore. Vediamo perché la sovranità è urgenza, massima urgenza, e che la nostra dichiarazione, qualunque maniera che la facciamo, che si fa col cuore, sì, possiamo imitare gli altri sovrani che hanno fatto la loro dichiarazione, possiamo prendere un po' da ciascuno, però bisogna mettere il tuo spirito. Senza il tuo spirito e il tuo vero coso, non è sincero. Manda qualcosa sincero e dillo a tutti, anche ai vicini se vuoi. C'è chi manda a tutti o c'è chi manda al Papa, perché il Papa è il Papa. Lui prende tutti i colpi. Quindi
perché lui si lui deve prendere tutti i colpi per noi, perché lui è l'intercessore per noi. Quindi se vogliamo prenderla alla lettera, usiamola in questa maniera. Se lui si dice, oh, io sono in cima della piramide e voi siate su tutti sottostanti, ok, allora prendi tutti, tutto, anche del male, perché deve prendere sempre del bene. Espressioni del sistema legale, corte, oratorio. Che si fa in oratorio? Prego. Sì, e si confessa anche. Perché si va a confessare il peccato. Ricordiamo, questo è un sistema ecclesiastico. C'è dietro sempre il prete, che per togliere via la nostra sovranità di re, devono togliere via prima la nostra sovranità di Dio, di prete, di sacerdote. Impiegato contabile, clerk in inglese è un clerico, clerk, stessa parola. Quindi vediamo che anche le parole di definizione che prendono, che assumono, tutte, vengono dai giorni dell'Inquisizione. Ecco perché non dobbiamo essere complici di questo sistema. E dargli soldi, più soldi, vuol dire essere complice. Uscite da Babilonia la Grande, gente mia, se non volete condividere. Essere complici. Siamo complici. Giudice, ordinario. Un ordinario è un ufficiale della Chiesa che per ragioni di ufficio ha potere ordinario di applicare le leggi della Chiesa. Banca, ecco perché si va in inglese, si va, il giudice ci invita ad avvicinare the bench. Come to the bench. Bench viene da banca, si siede su una banca. Però deriva da banca. Sappiamo questo? Sì. Quindi, e poi diventò banco, che viene da banca, bench. Quindi lui dice, il giudice, avvicinatevi al bench, al banco, perché si paga. Si paga. Caso, procedura di confessione, sacramento di penitenza. Ogni caso. Ordine, decreto, che in inglese si chiama writ, che questo W è silenzioso, quindi si dice writ da rito, una forma di religiosa osservanza. Quando arrivano un writ per la posta, per invitarci ad andare al banco per pagare, questo è un rito magico. Perciò lo chiamano writ, richiesta, appello, preghiera, rito sacro, udienza, confessione, sentenza, penitenza, pena. Lo chiamate voi anche udienza? Sì. Beautiful, buonissimo, perché Flavio l'ha tradotto dall'inglese, quindi io non so se questi termini sono tutti sono già... Sì. Le conoscete voi? Forse questo no, contabile, però contabile, che conta? I soldi. Come? Io sono quello. Contabile? Yeah. Impiegato. Contabile è accanto. Accanto. Udienza, sentenza. Assoluzione, che è prigione, è un servizio. La prigione non è altro che un servizio. Un privilegio, un beneficio, perché loro, questi dell'Inquisizione, ci stanno offrendo un servizio,
di intercedere per noi, perché siamo bambini perduti per mare, secondo loro, è la loro assunzione, presunzione. E se noi non ribattiamo questa presunzione, ci cadiamo dentro. Quindi dobbiamo ribattere sempre. C'è un gruppo in Inghilterra che si chiama il gruppo di Pacifico Abitante, che solo usano questo in corte, solo dicono, quando arrivano, dicono: ma scusi, chi vi ha dato l'autorità di utilizzare il nome giuridica per mezzo di identificazione? Venite. Silenzio, perché quello che dice che viene, quello del bar, il rabbi, che dice che rappresenta the crown, neanche lui ha il diritto. Quindi che ci sta a fare lì il prosecutore? Lo chiamate voi anche prosecutore? Persecutore. Ah, perché noi lo chiamiamo prosecutor. È tipo il procuratore in questo caso. Ah, si dice procuratore. Sì. Ok, che ci fa lui? Tipo il pubblico ministero. Sì. Ha il diritto lui di usare il nome? No. Quindi, questi gruppi di sovrani fanno così. Quale autorità? E loro devono dimostrare, perché noi abbiamo fatto una domanda onorevole. Da dove viene questa responsabilità? La risposta non viene, perché non c'è risposta, non si può rispondere a questo. Quindi uno potrebbe anche dire: guardi, a un poliziotto, lei mi sta offrendo un servizio di commettere frode, perché questo, anche se avete la patente, potete dire: se state cercando, se volete questo, se è questo che state cercando, bene, però volete che io commetti frode come lo state facendo anche voi? Dov'è l'evidenza che avete autorità di usare questa proprietà intellettuale altrui? Si può vedere, per favore? C'è tanti mezzi, maniere. Notaio, scrivano, originatore di strumenti negoziabili. Scrivo, vener, no, yeah, scrivano, vener, venei, indulgenza. Sapete che cos'è una indulgenza? Tutti? Chi non lo sa? Lo sappiamo tutti, eh? La definizione viene, possiamo leggerla, volevo vedere se era necessario, credo forse sì, perché ho visto che tante persone non sanno cosa sono indulgenze. Si pagavano per arrivare in cielo. Non è il perdono. Hanno fatto tante multe. Sì, multe, sono multe, proprio così. Tutto continua ad essere l'inquisizione sotto nomi diversi, sotto corporazioni differenti, però la stessa bestia, la bestia selvaggia di Babilonia la Grande. Però la Bibbia dice che cadrà in un'ora, come la vecchia Babilonia. Ricordiamo, la vecchia Babilonia aveva tre muri di mura, tre in profondità, tre mura. La città di Babilonia stava dentro e il fiume Eufrate andava sotto, qui c'erano cancelli per entrare per le navi che venivano a fare commercio con questa prostituta meretrice dei mari. Così si dice nella Bibbia, no? Quindi era impregnabile, si diceva, inespugnabile, si diceva, perché le mura, tanto che non spesse, tre carri di cavallo a fianco potevano, tre forse più anche, potevano andare in giro
da sopra, in parallelo, no? Però la storia è così che ci racconta Herodotus, lo storico greco, che in una ora era sconfitta Babilonia. Come? Perché Ciro il Grande, Ciro, che in inglese è Cyrus, Cyrus o Cyrus, perché tutti i nomi di tutti gli dei, Alessandro Magno, Napoleone, Napoleone che significa piccolo Apollo, Apollo è il sole, Osiris è il sole, Alessandro Al è il sole, è sempre il sole. Tutti i nomi degli eroi, sempre va indirettamente al sole. Quindi Ciro fece delle dighe e divagò le acque dell'Eufrate subito e entrarono sotto i cancelli e subito ammazzarono tutti. Babilonia, che era inespugnabile, cadde. E la Bibbia ci ricorda in Rivelazione che Babilonia la Grande, Papa, il papato, cadrà come una pera matura in un istante, quando arriva il giusto, allora il giusto. Prosecutore non si dice in italiano, no? Procuratore. Grazie, giusto? Procuratore. In inglese si dice prosecutis, rappresentante della propria carne. Quindi lui viene, arriva il procuratore, rappresentando la carne di chi? La nostra. Sì. No, di se stesso. No. Ecco perché lui rappresenta the crown, the bar, avvocato, una classe di nobiltà. Com'è possibile che loro, i nobili, possono venire a portare una causa contro un sovrano? Perché stanno commettendo frode. Punto. Frode. È un sistema fraudolento. Remissione, nota di rimessa. Una rimessa, remissione davanti a Dio di una punizione temporale per i peccati. È lo strumento o rituale che controbilancia il peccato. Bello, eh? Avvocato, in inglese attorney. Turn vuol dire girare, cioè girare la persona e ridarla a qualcuno che lo abbandona. Attorney, turn over in inglese, cambiare idea, turn over, attorney. Bank, già questo l'abbiamo fatto, banca, banca, banchina, ah, così si chiama in italiano, sì. Avvicini la banchina per favore, signor. No, è dove attaccano le navi, il porto sulle banchine dove attaccano le navi, bank, in quel bank. Senso, come si chiama? Docks. Davvero, vedi? Per entrare sulla nave, sulla loro nave, perché loro hanno non la legge della terra, la legge marittima. Ora si sta nella loro nave. Quindi bisogna stare attenti se entrare o no. Io non entrerei. Io andavo in corte, io non ci vado più. Se quando vengono a prendermi, mi arrangio, non proprio. E non mi vengono a prendere. Infatti una volta mi è venuto un poliziotto in corte, in tribunale, perché sono andato per la mia nipotina, è arrivato con un documento così, e santo Bonacci, sì, dice, questi sono multe, tasse, non so che, e ho detto no contract, niente contratto, annullato il contratto lì su lì. Lui che fece, butta giù in terra, perché secondo loro se acchiappano uno che non è furbo, che non sa i loro trucchi, quello è servizio. Però subito io ho detto no, tu hai, come si dice, litter, quando si butta, buttato spazzatura, sì, hai buttato spazzatura e ti porto, ti faccio la causa, che per questo è un reato. E mi sono andato, sono tornato,
l'ha portato via. Perché io ho detto, proprio preciso, io ho capito il rito, ho capito quello che già cercavo di fare. Spiegarlo, perché lui è venuto. Non ho capito, ha abbandonato la spazzatura. No, lì sono documenti della sua. Se getti roba per terra, questo è pollution, questo è inquinazione, questo è un reato. È illegale, no? O no? Quindi io ho detto, lei ha detto, you've littered, you need to clean that, devi pulire quello, per no, se no ti prendo per litter. E lui l'ha sentito, mentre lui con una decina di poliziotti andando dietro a lui, l'hanno sentito, perciò l'hanno pulito. Scusa. Perché se no, se noi eravamo tornati ed era ancora lì, facevamo un coso di litter, perché eravamo una decina di sovrani che l'abbiamo visto, che lui ha buttato della spazzatura per terra, in un luogo pubblico. Questo è un atto di... Però in questo modo tu usi la legge, la sua paura di essere punito dalla legge, e nella tua posizione utilizzi lo stesso sistema e tu fai una denuncia a uno stato che non riconosci per bloccare il poliziotto nella sua paura di essere... Sì, io trasmetto a chiunque che io so chi sono. Ci sono tante tecniche, tante, un'infinità. Ma dove possono prendere in considerazione queste tecniche? In che modo possiamo... Li faccio io ora, li sto facendo, li sto dando tanti esempi di come interagire con gli uniformi, the uniforms, dei tapponi, perché sono agenti dei tapponi. Come fa la mafia, manda gli assassini a dire, oh, che bel ristorante che avete qui, $100 la settimana, ti facciamo la protezione. Non fanno nient'altro che provvedere questo servizio di sicurezza. Noi ti proteggiamo perché abbiamo un esercito, abbiamo poliziotti, carabinieri, vedi? Quindi la gente si sente sicura, oh, c'è i carabinieri, i poliziotti che ci tengono sicuri, è un servizio fittizioso che non ci serve per niente. Quello che ci serve è quello di illuminare tutto il mondo della loro natura divina e spariscono tutti i problemi. Ma allora in teoria tu potresti far fare a un pubblico ufficiale, a un carabiniere, tutto quello che vuoi per espiare il debito. C'è un'intuizione che mi è venuta così. Denunciarli, via dicendo. No, tipo, mi ha detto un'altra cosa. Tipo, loro sono in servizio, quindi per espiare i peccati. Quindi tu puoi chiedere a loro, sì grazie, paga un po' di pegni per me. E quindi... E lui si offre a te come uno schiavo, no? Quando tu diventi quello che dice io ti perdono, vai da un poliziotto e dici io ti perdono i tuoi peccati, non occorre più che fai servizio per me, questo è liberato, io divento quello che rimette i peccati del mondo e divento il Cristo in me stesso. Bello, io lo E ho perdonato il mondo, mi sono perdonato e tutta l'umanità ti perdono, era così. Tu non devi curare, no. Devi starmi dietro a curarmi niente, io sono... facissimo io poliziotto al giorno. In Inghilterra uno dei fratelli sovrani lì mi ha dato due di questi, uno per mio figlio e uno per me. Questo è un, lo tiro fuori e dico ok, se vuoi un contratto facciamo un contratto, questo è il mio fee schedule, schema dei costi. Listino dei prezzi, e ce l'ho qui, e lui lo legge, queste sono le condizioni, io prima presento il contratto, prima di loro, sì, fallo andare in giro. C'è tante maniere di armarci. Però la prima è di conoscere chi siamo, la luce, la
luce non si può intrappolare. Avvocato, banco, Sestwick High Bay Trust. Sestwick High Bay, c'è un ricercatore in Australia che ha rivelato che 666, questo vuol dire anche 666. Quindi fanno soldi dalla salvezza del peccato. E come ci fanno peccare? Con